Ma io credo che l'intervento così minimale sulle imposizioni fiscali non possa portare ad un cambiamento drammatico delle abitudini degli italiani, cioè è un fatto sociale, cioè non credo che diminuirà di molto lo zucchero perché hanno messo una mini imposta sullo zucchero, mentre invece penso che tutti i provvedimenti che vanno a toccare attraverso le imposte, bisogna pensare che vanno a toccare evidentemente la capacità produttiva delle aziende, delle persone. E quindi intendo dire che l'economia è arrivata ad un equilibrio molto così difficile e che qualsiasi granello di sabbia che si va a mettere lì dentro, produrrà tendenzialmente una riduzione della produzione e quindi io mi aspetto che se si continuerà a mettere delle nuove imposte, tra l'altro vedo un rappresentante del PD che dice che non hanno aumentato le imposte, la Boschi dice che il PD è il partito delle imposte, cercate di mettervi d'accordo che mi pare che siate della stessa Guardi, famiglia, va siamo. bene? Allora, È uscita una la volta piena stabilito, Boschi, che non una abbiamo volta aumentato le stabilito imposte, c'è che scritto nella legge di una volta bilancio. che le Ognuno poi imposte può sono dire quello che state vuole. le vostre, signor, io non vorrei mai essere un politico che deve difendere per forza. Sono un uomo libero, per fortuna Io posso vedere le per cose forza, senza bisogno di guardi, fare il tifo, senza bisogno di fare il tifo come per purtroppo forza siete poche costretti cose si voi, fanno, insomma. tra cui pagare le tasse, Sì. naturalmente, che non Vabbè, fa piacere a allora nessuno, ma si fa. dicevo, io non credo assolutamente che, anzi, credo che saranno molto negativi questi provvedimenti se saranno evidentemente incisivi, perché anche la storia delle imposte, eccetera, sono tutte delle cose che vanno a toccare l'economia e che sono delle disincentivazioni a produrre. Io credo che l'Italia stesse meglio quando, scusi, voglio fare una provocazione, quando gli italiani erano più liberi e potevano magari anche evadendo, eccetera, ma Ah, voglio beh. dire, l'Italia era messa Ma molto sì, meglio 20 anni fa che non ma adesso. E quando? quindi, e quindi, e Scusi, quindi. no, perdono, non ho capito bene. Lei sta Stava. dicendo che secondo Io lei sto dicendo, se sto dicendo evadere che in vuol Italia dire se che dà produceva di più più 20. libertà No, all'economia? io voglio solo dire che l'economia ha dei meccanismi di aggiustamento, va bene, che non sono automatici. Se io vado a toccare questi meccanismi, va bene, inevitabilmente troverò una minore incentivazione a produrre, ci sarà più disoccupazione. È inevitabile che sia così. È inutile parlare di numeri prescindendo Una battuta. dagli aspetti economici. Voi Non è parlate vero di che numeri l'Italia stava come meglio prendo di qui, 20 anni fa. metto di là, non succede niente. Non è così. Facciamo l'esempio. Parlo sempre dei pescatori di Porticello, va bene. Se gli mettiamo l'obbligo del POS, va bene, e l'obbligo di usare evidentemente la carta di credito, sono convinto che la produttività di quel posto diminuirà. Voi continuate a ignorare i fattori economici, è inevitabile che sia così. Voi parlate delle imposte come se fosse qualcosa che prescinde dalla situazione delle imprese, dei lavoratori, eccetera. Non è così. È Allora, per questo che dico, si è intervenuto sin troppo. Ho letto su un giornale italiano che le leggi che sono intervenute l'anno scorso si potevano scrivere in 462 km. Ma basta, ma lasciateci lavorare in pace, lasciateci lavorare in pace, non venite a rompere le scatole in continuazione, che i vostri discorsi sono diretti solo a guadagnare 4 voti. E questa è, voglio dire, gli italiani ormai l'hanno capito, insomma, no? Basta prendere un qualsiasi talk show, si vede se c'è uno della Lega, dice una cosa. Se c'è uno del PD dice un'altra, salvo che 6 mesi prima, quando c'era un altro governo, i due erano su posizioni esattamente contrapposte. Ma basta, non è così che si fa per mandare avanti un paese, allora, pure non so alla se la ricerca Scali vuole dello rispondere perché sennò 0,01% dei voglio. voti. Una No, battuta. diciamo che. Ah, prego. Una battuta su Preatoni. No, è vero, ai tempi del boom economico sono d'accordo, si evadeva e si creava. Quando però smetti di creare, non è che mantieni il benessere soltanto Guardi, evadendo, capito? E no, c'è un quindi. tema. Quello che è successo Lo so anch'io, grazie negli della ultimi anni in lezione. Italia hanno creato un debito pubblico che la mia generazione sta pagando e pagherà, e anche la ragione per cui si fa fatica ad abbassare le tasse, si fa fatica a fare tante cose, che deriva direttamente dal fatto che per tanti anni pagare le tasse è stato un optional. Anzi, c'è stato chi ha governato questo paese a lungo che ci diceva che era da furbi evadere, così che i lavoratori dipendenti che non potevano evadere erano gli scemi di turno, perché le tasse le dovevano pagare tutti gli altri, erano furbi se Io ho evadevano. avuto tanti Questo ha lavoratori lasciato dipendenti che purtroppo.
il secondo e il terzo lavoro e non pagavano le imposte, una... su. Ma molto male, molto male, molto male. Non pagavano male. Le imposte molto male, perché nel lungo tutti. Periodo questo non produce crescita, produce debito, e il debito prima o poi qualcuno lo paga. Questo debito lo dobbiamo pagare noi, perché? Perché le generazioni prima di noi hanno ritenuto che evadere fosse giusto. Io credo che sia sbagliato e credo che oggi punire chi evade invece sia giusto. Perché altrimenti continueremo a fare debito. Prima o poi si paga.